Sandra Santavenere, nuovo assessore del comune di Montesilvano, con gran voglia di far bene. Abbiamo portato due novità in due deleghe, mi occuperò comunque del sociale, famiglia, associazionismo e in più avremo anche la possibilità di sviluppare un settore che è quello della cooperazione e integrazione internazionale, intesa come non soltanto aiuto, scambio culturale, ma anche scambio commerciale, perché è importante sia portare Montesilvano nel mondo, ma anche il mondo a Montesilvano, e da qui ovviamente un valore aggiunto in tutti i tipi di scambi. Insomma, noi possiamo e dobbiamo appunto trovare, come dire, quella cosa che ci fa crescere. E poi abbiamo anche un'altra delega, che è cultura, identità e territorio. Montesilvano ha sempre pagato un po' lo scotto di una crescita veloce, un po' a volte caotica, ed è sempre stato importante, come in tutte, diciamo, in tutte le città, avere un'identità, perché il senso di appartenenza ti fa dare alla città. E così abbiamo pensato di valorizzare comunque la storia di questo territorio e di riscoprirla, ma anche di avere quindi una nuova identità, questo senza nulla togliere ai progetti futuri, perché io penso che si possa stare insieme conservando la propria unicità, la propria particolarità, la propria identità. Da settimane c'era questo vuoto da colmare all'interno della giunta, forte anche di una sollecitazione da parte di Sua Eccellenza il prefetto, come della consigliera per le pari opportunità regionali, che in qualche modo mi invitavano da settimane a colmare appunto questo vuoto. A seguito di una serie di ragionamenti volti soprattutto a scegliere una persona con competenza, capace e soprattutto con esperienza, ho felicemente insomma pensato a Santavenere quale componente della giunta. È certo che in un momento emergenziale come questo possa rappresentare un valore aggiunto, e soprattutto in un settore fondamentale oggi più che mai come quello del sociale. Ho attribuito a Sandra due deleghe, che sono quelle della cooperazione e dell'integrazione internazionale, di cui lei ha competenza ed esperienza, ma anche della cultura, alla quale abbiamo aggiunto anche una dicitura che identità e territorio, che vuole appunto non soltanto trattare la cultura a 360 gradi, ma anche ricondurre alla nostra cultura territoriale, alle nostre tradizioni, alla nostra identità, insomma qualcosa di da cui trarre insomma vantaggi in termini anche turistici e soprattutto in termini di riscoperta della nostra identità territoriale.